Non sono di quelli che dicono giovani non capiscono niente, che dovevano capire, eccetera, cosa eravamo noi invece anni 60, rivoluzionari, tutto qua. No, non posso sapere, non hanno la percezione quegli anni, quindi come fanno a sapere che però, quindi come tutte le generazioni hanno un altro, io sono vecchio, quindi. Non è che dico adesso tocca a voi, no? Però ovviamente il vostro modo di procedere sarà completamente diverso, ma non meno rivoluzionario. E questa parola rivoluzionaria, bisogna stare attenti come la si piazza con tutte le sanze, cioè cosa vuol dire? Forse non lo si userà più, non so, però che ci sia un cambiamento, sì, che ci saranno dei cambiamenti sociali, sì, questo sì. Penso che non si deve Bravo. separare dove c'è un discorso noioso, dogmatico. Le ideologie sono finite, però ci può essere un impatto nella forma artistica, anche un impatto a primo colpo politico. Mi fa una cosa, un esempio, non è tanto, non lo do sul col cinema, lo do su quello a Parigi. Ho visto sul muro della Seine una foto ingrandito degli immigrati buttati in acqua, però con questa aggiunta che c'erano anche i parigini che cascavano giù con gli emigrati nell'acqua. Questo è fare quel tocco che dice oggi nel presente non è un riferimento di un avvenimento, ma è voi stessi, però è l'impatto di vedere questa immagine. E questo è appunto politico, però con una grande riflessione artistica.